ragazzi, buongiorno, buona domenica. Potete vedere c'è un camion dei vigili del fuoco. Già stamattina c'era una pattuglia di carabinieri. C'è stata un po' di una frana. Si vede che stanno rimuovendo il tutto. Stamattina partito tutto allegro e pimpante col fare anche più di un video, un paio di video nella giornata, nonostante il tempo sia uno dei più belli. Sta piovendo, purtroppo sta facendo disastri verso la Liguria, sono esondati numerosi torrenti e poi ti arriva un messaggio di quelli che non vorresti mai che ti arrivassero. Se n'è andato un caro amico, Geraldo, che lui sarà uno dei primi che mi aveva contattato, diciamo, due o tre anni fa, per fare video nella sua azienda. Vedeva già il mio canale come dire, una cosa per il territorio, non so che dire, mi mancano un po' le parole perché queste notizie ti toccano profondamente, cose che si potrebbero evitare, non ci sono parole. Adesso aspetto qua che mi facciano passare e ho deciso che comunque vado a fare una visita a Eraldo, alla mamma, al fratello. Ho mangiato, abbiamo fatto festa più volte assieme. Mi sono sentito con la mamma, non saranno casi, non casi, solo ieri sera, che non era nostra abitudine sentirci. Questi non so se aspettano che la pianta venga giù da sola o arrivi l'elicottero a togliere sti quattro rami. Avranno da pianificare fare tutto il piano di sicurezza. Al momento sì, c'è qualcuno che taglia qualche ramo, lo vedo là nei cespugli. Stamattina alle 7 era messo meno peggio di ora. Riprenderò quando mi sbloccano la strada. Dai che mi hanno fatto ripartire. Che spiegamento di forze. Parato, c'è questo bellissimo porto antico. Adesso vado sopra, ando in giro a piedi, faccio vedere il casotto che è abbastanza incazzoso. Può passare anche in macchina qua sopra, ho visto. Questo è il casotto, giù in fondo valle è molto molto più incazzoso. C'è stata l'alluvione qualche anno fa, si vedono ancora i segni dell'alluvione. Ad esempio la casa di Eraldo era stata anche allagata, era stato tutto sommerso, però come vedete non fanno le pulizie degli argini e altro. Adesso vado dare l'ultimo saluto a Eraldo.
sono quelle cose che non vorresti mai fare, però sono stato contattato da diversi, ho fatto conoscere allevatori dalla Bergamasca al Biellese, all'Astigiano, e proprio in questi giorni dovevano venire a vedere dei vitelli, contrattarli, alla Liguria anche a Dado. Rimane difficile parlare. Questo parte anche del mio canale. Ho creato delle amicizie, nuove conoscenze, scambi di animali, il toro da riproduzione, la vacca da rimonta e così. Adesso mancherà poi un tassello di questi che facevano parte della mia cerchia di amicizie. Ragazzi, come vedete si sta facendo buio. Qua sono in fondo alla Val Casotto, vedete quanto ghiaione, quanto portato giù in questi giorni, però si continuano a non fare le pulizie. No, tanto qua andiamo avanti così, diamo il cambio ai cambiamenti climatici, e purtroppo è solo questione di negligenza da parte delle istituzioni che dovrebbero controllare e far pulire gli argini dei fiumi. E speriamo purtroppo con questi danni che sono avvenuti in Liguria, nell'Emilia, nel Veneto, un po' dappertutto, si tenga in considerazione questo, chiudendo la bocca a sti fottuti verdi che di verde non c'hanno niente se non le mutande, non capiscono un cazzo di quello che è la manutenzione del territorio, però sono lì a dire la sua. E niente, ho salutato Eraldo, come ripeto sono quelle cose che non si vorrebbero mai fare, la giornata così. Lui se n'è andato, faccio un abbraccio per quelli che rimangono, parenti, familiari, amici. Ciao ciao a tutti.